Benvenuti gentili spettatori dallo stadio Giorgio Castelli di Tor Sapienza per la partita della settima giornata di terza categoria. Il girone è quello C. Si affrontano la Borgata Tor Sapienza contro il Palmarola Calcio. Squadre che si stanno salutando. Fischia il direttore di gara, quindi inizia l'incontro tra Borgata Tor Sapienza e Palmarola Club. Squadra di casa in maglia celeste chiaro con un motivo molto mimetico, stile marine, stile militare. Invece Palmarola in maglia rossa che attaccherà in questo primo tempo da sinistra verso la vostra destra. Da Ricci recupera il pallone la Borgata Tor Sapienza, cercato proprio Gulisano, poi spazzato via il tutto. Può provarci adesso Palmarola, può andare sulla destra, servito Robotti, il tiro di Robotti, palla che va fuori. Rinvia adesso l'estremo difensore. Palla per De Paulis. Ci prova De Paulis il tiro. Palla che va fuori. Calcio di punizione, messa in mezzo la palla. Taglia tutta l'area. Poi va fuori. Tira al numero 94 Giannella. Palla per Bussi. Gulisano recupera il pallone della difesa del Palmarola, poi errore nell'uscita dalla propria zona difensiva. Jelasi, palla per Alfonsi, cerca di andare avanti Alfonsi, poi cade a terra, il tiro di Gulisano, spera che va fuori. Fermato il cambio, breve ci sarà, quindi pallone adesso ancora per Jelasi. La manda in avanti Giannella per Alfonsi, esce poi Maledini e c'è il gol dell'1-0. Gol di Alfonsi. Proprio da Alfonsi, anche se vicino a lui c'è anche Giannella. Vediamo cosa decideranno. Pallone passato a Alfonsi, il tiro Dini. Buonissima la parata dell'estremo difensore. Il numero 8, Giannella. Poi Bussi la passa ad Alfonsi. Buona la chiusura di Robotti. Palla per soccorsi, Rovatti. Gulisano. Non c'è nulla secondo il direttore di gara. Cerca di andare via adesso il Palmarola Club. Poi Jovino mette fuori, c'è il duplice fischio, finisce qui il primo tempo, 1-0 Borgata Tor Sapienza. Fischia adesso il direttore di gara. Inizia quindi la seconda frazione tra Borgata Tor Sapienza e Palmarola. Ha battuto la squadra in maglia rossa, però ha già perso il pallone. Attaccherà Palmarola dalla destra verso la sinistra dei vostri schermi. Invece Borgata Tor Sapienza attaccherà da sinistra verso destra. Ricordiamo 1-0 è il risultato maturato nel primo tempo con il gol di Alfonsi. Non riesce a tenerla in campo De Paulis. Rimessa dal fondo per Colone. Palla in avanti per Modesti, corre il numero 71, può metterla dentro, il tiro, palla che va fuori e non di molto. Modesti per Dini, Ricci contro Jelasi che prova a rubargli il pallone, infatti fallo al numero 8. Subito battuta la punizione, cerca di andare la Borgata Tor Sapienza in zona d'attacco ed allungare quindi il risultato. Modesti servito, può provarci lui il tiro, Dini la para. Soccorsi,
in avanti per Filetti, ancora Filetti, mette in mezzo il pallone, colpo di testa della difesa, Benco Morgia non riesce a tenere il pallone, si era allungato troppo, poi il tiro, palla che va fuori. Riera foltissima, sono 5 per Capitandini, rimane poi sul punto di battuta solo Falconi, il tiro, palla che va sopra la traversa, c'è stato lo stacco di testa di qualche maglia rossa ma nulla di importante. De Paulis cerca di andarsene verso il fondo, poi soccorsi, autore di una fantastica partita, mette la palla in out però in zona laterale, De Paulis per Morgia, morbido al centro, Modesti la mette fuori, poi il tiro di Robotti, palla che va fuori, battuta questa rimessa, Paradisi per Dini, c'è pressione, non riesce però a metterla dentro il neo entrato Mari. Dini ancora, doppia super parata dell'estremo difensore con la fascia da capitano. Direttore di gara che fischia. Falconi contro Dini che para! Ancora importante Dini! Ci crede fino alla fine! Le ultime speranze, forse l'ultima. Pallone in avanti. Non riesce a prendere la vezza. Soccorsi, spazza via. Corre Mari, ma c'è Dini, poi che atterra Mari e c'è il triplice fischio, se la porta a casa la BTS Borgata Tor Sapienza con una prova granitica, vince in casa contro il Palmarola, c'è 1-0.